Tanto vi faccio assaggiare sui lì. Sì, passaggio. Ed è questo il tempo che si dedica per poter fare le liste. Una volta fatta la lista, dobbiamo ancora preoccuparci di creare il manico. Viene proprio naturale pensare che l'artigianato, quello vero, quello autentico, quello che amiamo tutti quanti, quello che ci dimentichiamo che esiste un po' tutti quanti, è unito naturalmente ai prodotti della nostra terra. E l'altro grande talento di saper trasformare i prodotti in piccoli capolavori e soprattutto in emozioni. Quindi era per forza naturale portarli nella stessa piazza insieme. Cestini è una tradizione antichissima nella nostra zona, perché un tempo, non avendo la plastica, bisognava aggiustarsi con cosa avevamo sul territorio. Io spero di andare avanti, e il mio sogno è quello di fare ciò che ha fatto mio nonno con me, quello di insegnare a mio figlio almeno il saperlo fare. E lì allora posso riposare le mie mani, perché allora ho fatto il mio pezzettino di tramando, è quello. Questo vino qua ha la peculiarità di essere un vino molto longevo, ha una sua struttura eccetera. Una volta era utilizzato più che altro da taglio per dare, diciamo, maggior spalla alle varie bianchette e vermentini, e veniva utilizzato in purezza solamente per fare del passito così col vino di Natale, oppure quando facevano la botticella di vino quando nasceva un bambino, che poi l'avrebbero stappata quando si sarebbe sposato. Si sposavano molto giovani una volta, perciò aveva tutto il tempo di reggere. Siamo ancora un attimo al numero zero, però il successo è tale che ci fa pensare di farlo proseguire anche per l'anno prossimo. E abbiamo trovato degli artigiani che fanno proprio battere il cuore. La cosa bella è che possa diventare anche un piccolo mercato, perché un oggetto di questi nelle nostre famiglie sono una testimonianza davvero importante.